Bentrovati da Gerardo Paterna a questo nuovo appuntamento con Lo Sgabello, format video realizzato in esclusiva per il blog gerardopaterna.com. Oggi vi parlo di crowdfunding immobiliare, vi parlo di investimenti nel real estate e lo facciamo con un'azienda ormai famosa in Italia perché ha tantissimi anni di esperienza sia per quanto riguarda il franchising sia per quanto riguarda l'MLS. Stiamo parlando ovviamente di Frim Replat e con me c'è l'amico Raffaele Giamundo, Master Lombardia per Frim Replat. Grazie per il tuo tempo. Grazie a te, è un piacere, soprattutto è un onore essere qui, insomma. Grazie. Allora, Frim Replat, nata dalla passione di Roberto Barbato, che salutiamo, imprenditore direi multifunzione, quindi non solo affiliazioni in franchising, so che poi hub di servizi e poi la collaborazione che è il suo pallino, diciamo, che lo accompagna da sempre, quindi l'MLS Replat, ma anche, forse lo sanno in pochi, anche sviluppo immobiliare, trading, operazioni, quindi immobiliari dirette. In occasione di questa, ecco, di questa notizia, so che avete emesso come Frim un bond, quindi un prestito obbligazionario da 1 milione di euro. Il primo round, passiamolo così, da 500.000 si è chiuso molto bene, il secondo è previsto per gennaio 2020 e quindi vorrei, siccome forse il primo esperimento, perché intanto non siete passati da una piattaforma crowdfunding, ma avete usato una strada secondo me forse un po' più complessa che quella dell'emissione del bond. No, ok. E volevo che ci raccontassi un po' questo esperimento. Sai, Gerardo, è stata un'iniziativa interessante sotto diversi punti di vista, effettivamente. Noi con il lancio di questa attività ci siamo posti come obiettivo quello di dare ancora più forza e slancio al segmento investing del gruppo Frim, insomma, che si occupa di operazioni di sviluppo immobiliare e residenziale e che nello specifico vive grazie alle segnalazioni del nostro stesso network. Da un lato effettivamente siamo rimasti piacevolmente sorpresi, colpiti dalla rapidità con la quale abbiamo esaurito la prima tranche di sottoscrizione, anche se per noi è stato un modo effettivamente, come hai precisato tu, un po' per coinvolgere colleghi, aderenti e non al network, clienti, in un'attività molto concreta, solida, nella quale noi stiamo credendo tantissimo e che ci sta portando importanti risultati. Certo è che il non passare per le piattaforme, sapevamo che Roberto Barbato in primis insieme a tutto il team ha lavorato sul il valore del bond, perché il Frim Bond ha un valore del 7% annuo, è stato un valore fortemente cercato dal presidente, unito a una divisione in certificati da 10.000 euro, sicuramente sono stati dei fattori che hanno agevolato la velocità con la quale è stato insomma esaurita facendo anche la una prima selezione, credo, degli investitori. Certo, sì, esattamente. Per un conto investire 500 euro su una piattaforma, un conto. Sai, avevamo ricevuto nel tempo, durante le nostre operazioni, diversi interessamenti di avvicinamento, ma come posso entrare in una logica del genere? Quindi abbiamo cercato di studiare anche una sorta di strada differente, è stato un primo esperimento. E si è trattato per loro anche di una buona, penso, operazione di risparmio, insomma, in 3 anni il sottoscrittore si vede rientrare il capitale investito maggiorato del 7%. Certo. Come sei preparatissimo, insomma, saremo pronti a gennaio del 2020 per partire con la seconda tranche, di cui il 40% è già stato opzionato dall'esubero, no, di richieste arrivate nella prima tranche. Quindi, ma viste le dimensioni della vostra azienda, del vostro ecosistema, è stato un po' un esperimento, dobbiamo aspettarci una progressione, prenderete gusto. Le cose che funzionano vanno battute, le strade che effettivamente portano dei risultati. Noi siamo focalizzati e attenti su questo nuovo asset, che poi tanto nuovo non è, nel senso che effettivamente di operazioni nel tempo stiamo intensificando, no? E devo dire che è stato un esperimento estremamente interessante anche per vedere il mercato come risponde, come reagisce. Chissà, la palla alla dirigenza e vediamo che cosa si può mettere in mano. Barbato, dai. E Manzo, che è bravissimo, certo, sempre sul pezzo. Sì, sì, chiaro. Sì.
Restiamo in tema di operazioni immobiliari. Allora, che tipo di opportunità valutate e in quale città? Sai, le opportunità che valutiamo, come ti ho anticipato poc'anzi, sono prettamente quelle legate allo sviluppo residenziale, anche perché è una nostra specializzazione, insomma. Valutiamo piccole operazioni che hanno chiaramente il vantaggio di una velocità di realizzazione e di una burocrazia meno complessa, ma certamente siamo specializzati ad opportunità più legate a cielo terra piuttosto che aree edificabili. Le città nelle quali siamo maggiormente focalizzate sono quelle di Milano e di Roma, ma anche aree che comunque superano il milione di abitanti. Il nostro obiettivo comunque è quello di ampliare il range d'azione, a patto che il mercato lo consenta, chiaramente. Certo. Che poi, cioè, su un mercato dinamico, perché sennò andiamo... Beh, sì, deve essere dinamico, senza trascurare il fatto che deve esserci presente il nostro network, certo. Perché poi passa tutto attraverso il network, insomma. Ecco, esatto. Infatti, la domanda che ti volevo fare era: qual è il vantaggio quindi di un'attività immobiliare di questo tipo per la vostra rete? Per voi è chiaro che da un lato è un business che rende, ok? Però mi interessava capire un po' le implicazioni anche per la rete. Beh, ci interessa che renda un po' per tutti gli attori in causa, nel senso che si generano delle sinergie veramente molto interessanti. Credo che le possiamo dividere sia in opportunità di business per tutto il network che momenti proprio di formazione e crescita professionale, ho notato. Mi spiego meglio. Per quanto riguarda le opportunità di business, la cosa più lampante è che tutto il prodotto realizzato da Frim viene immediatamente condiviso all'interno del nostro strumento MLS, certo. Quindi abilitiamo tutti gli operatori, no? Alla vendita in collaborazione di questo prodotto. Ma non solo, l'agente immobiliare Frim & Replat che ci segnala operazioni interessanti, chiaramente oltre ad avere il vantaggio della commercializzazione finale, ha diritto a una percentuale precisa sull'intera operazione. Senza trascurare, te l'ho detto poc'anzi, questo aspetto formativo, no? di specializzazione, anche di questa nuova specializzazione per alcuni professionisti, perché a noi piace coinvolgerli, avendoli vicini del nostro network, in tutte quelle che sono le fasi che ci portano poi alla realizzazione dell'operazione, dalla tecnica di come tirar su un edificio, passando per la costruzione e il rispetto di un business plan, piuttosto che come districarsi da pratiche legali, burocratiche. Insomma, lo coinvolgiamo nel dietro le quinte, che è dove un po' scaturisce, no? Nasce la magia, prima dello spettacolo che poi è il mercato. Una formazione gratuita, dai, alla fine. Una bella è sinergica, nel senso che non ti nego che anche noi, me in particolar modo, insomma, è una bella attività di training, di formazione costante, a star sempre lì sul pezzo, aggiornarsi sulle nuove normative. Quindi effettivamente questa combinazione tra noi e i professionisti sul mercato fa emergere un bel mix, effettivamente. Bene, bravi, perché avete veramente così, insomma, fatto una cosa nuova, credo forse la prima nel settore reti, ecco, e quindi insomma questo primato non ve lo toglie nessuno. E vorrei approfittare della vostra lunga permanenza sul mercato. Tu sei giovane, ma insomma so che per osmosi, no, ti hanno trasferito ecco, tutto il sapere, no, di tanti decenni di attività immobiliare. Un po' sulle tendenze del momento. Allora, parliamo, si parla di instant buyer o iBuyer, quindi acquisto diretto industriale degli immobili. Si parla tantissimo di mediazione digitale, no, modelli ibridi, modelli completamente digitalizzati. Quali sfide vedi e quali opportunità per gli agenti immobiliari? Cito il mio presidente che ci dice sempre il futuro che avanza, no? Sono inevitabili evoluzioni del mercato, almeno ci piace considerarle così. Farei una distinzione. L'instant buyer è un prodotto concreto, con una comunicazione al mercato molto diretta,
e che si prefigge un target molto preciso, infatti si rivolge, no, a quei clienti che vogliono rendere un immobile liquido in circa 30 giorni, sì. Mentre in Italia continuiamo a registrare mediamente, chiaramente, 180 giorni per la vendita di un immobile. E in questo senso credo possa essere effettivamente un importante, se vista dal punto di vista giusto, un importante anche arma nelle mani degli agenti immobiliari, che possono ampliare i servizi, no? Da offrire all'utente finale. Parlo invece della mediazione digitale, credo abbia delle enormi potenzialità da esprimere sotto il punto di vista della comunicazione, in particolare di nuovi modi di approccio verso l'utente finale, acquirente e venditore. Allo stesso tempo deve ancora, secondo noi, guadagnarsi il suo spazio sul mercato. Anche qui ritengo possa essere effettivamente una grande opportunità per gli agenti immobiliari, proprio se si vanno a studiare e poi a sperimentare queste nuove forme di comunicazione verso l'utente finale. Passiamo da una comunicazione che ha rappresentato un po' il cavallo di battaglia del precedente mercato, concentrata sulla descrizione del prodotto, a una comunicazione che magari potrebbe essere maggiormente centrata sul racconto della qualità dei servizi e sul numero dei servizi che gli agenti possono mettere in campo, insomma, in questo periodo. Quindi manteniamo sempre una mentalità aperta, curiosità. Beh. E vedere poi cosa succede, osserviamo. Beh. Però con attenzione. Sì. Osserviamo con attenzione. Allora, ultimo aspetto che vorrei trattare con te, un po' delicato, sì. Ma qui possiamo veramente picchiarci con quella platea. Allora, il mercato riprende, gli agenti sono più propensi a investire nel franchising perché le reti un po' tutte, no, con un mercato in ripresa, registrano un aumento degli affiliati, ma la tendenza alla collaborazione e trova nuove resistenze, perché non c'è più la convenienza, no? Ma la crisi del 2008 non ci ha insegnato proprio niente? Bella provocazione. Innanzitutto ti confermo che dai dati che registriamo effettivamente l'agente immobiliare è ritornato a investire nel franchising. Come franchisor sono 2 anni che registriamo una crescita costante che si attesta intorno al 15%. Non che ci abbia sorpreso, ma allo stesso tempo non drammatizzerei o comunque generalizzerei sulla collaborazione. In che senso? È un modello operativo che viene molto più naturale ai giovani. Sono abituati allo sharing, alla collaborazione, alla condivisione. Quindi vediamo i neofiti di questo mercato, insomma, avere un approccio più naturale a questo nuovo modello collaborativo, certo. MLS in generale. Mentre effettivamente c'è un pochino di resistenza, senza generalizzare, verso gli agenti immobiliari over 45, più legati a metodologie che sono state protagonisti in vecchi mercati, a una forma mentis particolare. Che dirti, noi ci crediamo, e ci crediamo veramente tanto, perché pensiamo che ci leggiamo dentro la possibilità di crescita dell'intera categoria dal punto di vista strutturale, economico e, perché no, di marketing, certo, come detto prima. Anche perché, insomma, diciamo che le previsioni, lo scenario immobiliare, insomma, ci racconta che recessione degli Stati Uniti, qui arriverà, poi chiaro che Milano per esempio è una piazza privilegiata, sì, ma la provincia italiana in qualche modo dovrà tornare a dei valori di collaborazione per riuscire a mantenere un livello di produzione costante. Questo sì. Allora, intanto ti ringrazio per il tuo tempo e queste informazioni interessanti, e soprattutto ci vedremo magari a febbraio, così ci racconti come è andata la seconda tranche di raccolta di questa iniziativa veramente, veramente nuova. E come si entra in contatto con Frim? Beh, dai nostri canali istituzionali, quindi frim.com, replat.com, dove potrete trovare tutte le informazioni, i servizi e i prodotti che mettiamo a disposizione per gli agenti immobiliari. Benissimo. Grazie ancora, Gerardo, grazie, è stato un piacere. Prima di chiudere, ti ricordo che se hai un progetto, un prodotto, un servizio da presentare, vuoi farlo da questo sgabello, puoi mandare una mail a losgabello@gerardopaterna.com. Ti aspetto in occasione del prossimo video. A presto!